penso che il Movimento di Roma faccia, ha fatto una bellissima figura. Io però, prima di salutarvi, non è soltanto il momento della foto, anzi le foto vanno benissimo, però io vi chiedo, affinché le persone che ci stanno seguendo e che sono qua in sala e anche chi ci vede, ci stanno seguendo in streaming, io vi chiedo un ulteriore sforzo, quindi voglio farvi sentire la vostra voce, quindi vi farò, appunto abbiamo detto, abbiamo preso dal pubblico qualche domanda, quindi un question time proprio a battute secche, quindi vi prego proprio la massima coincisione su una serie di temi, dove avrete la possibilità di farvi rivedere. Slacciatevi e pronti. Allora, qui mi dovete consentire, io vado random, che attualmente comincio dalla... Francesco Silvestri, sei il prossimo sindaco. Tra qualche mese verrà da te Gem Spallotta a chiederti di costruire il nuovo stadio. Che gli dici? Questo è per lui. 20 secondi a massimo, forza, veloce. Solo se mi do promesso, quindi ho già risposto. Solo se mi do promessi, quindi ho già risposto. Guardate che è una situazione reale questa, eh. Allora, passo la patata. Allora, Gemma, il prossimo sindaco riceverà in visita la regina Elisabetta. Come l'accoglierà il sindaco 5 Stelle di Roma? Non si inchinerà. Bene. Brava! Cristiano, il centro storico di Roma è il tema della penalizzazione. Come affronteresti? Penalizzi, chiudi, penalizziamo, viste lapidi, allacciamo il centro a prima, facciamo arrivare le persone in centro con la voglia di girare a piedi e con la bicicletta. Bravo. Daniele, Alemanno ci ha divertito per 5 anni con i suoi allarmi neve. Come gestirebbe il sindaco 5 Stelle sempre più frequenti allarmi meteo? E io chiamo esercito subito per non far paura a nessuno. Allora, chi facciamo? Ascenzio, Roma è sempre più multietnica, come pensi di favorire l'integrazione? Abolendo il ruolo di immigrato, siamo tutti uguali e basta. Andiamo. Vediamo. Armando, internet per tutti, ma come si può diffondere la cultura all'utilizzo della rete da parte di tutta la popolazione? Beh, hai fatto la domanda facilissima. Allora, non è mai troppo tardi, punti web, il mio programma televisivo per insegnare ai analfabeti digitali e lo sto promuovendo la live da mesi, ragazzi. E non è mai troppo tardi. Ricordate il vecchio programma del 54 del maestro Manzi? E io ci ho aggiunto motivi web. Fantastico, grazie alla domanda. Marcello, Roma non è solo centro storico, ma tante enormi periferie. Come valorizzarle e riqualificarle? Dobbiamo riqualificarle, e questa è anche una possibilità di sviluppo, eventualmente anche mediante l'utilizzo della tassa di scopo, riqualificando gli edifici anche con un'edilizia ecocompatibile, quindi con energie alternative tipo l'energia solare sui tetti, insomma, dei palazzi. Grazie. Rita, le donne che lavorano, i figli da gestire, cosa può fare un sindaco 5 Stelle? Un sindaco 5 Stelle dovrebbe organizzare attraverso la rete tutti i servizi possibili e immaginabili per aiutare le mamme che lavorano e permettere di stare loro più tempo possibile con i figli. Bene, grazie. Enrico, la movida a Roma, guarda, genera sempre più spesso episodi di violenza, Campo dei Fiori. Come concilieresti la necessità di divertimento dei giovani con la necessaria sicurezza della città? La chiudi o non la chiudi la movida? No, la chiudo no, però la rendo un po' più interessante. Il problema è che la movida poi diventa uno sfogo degli stress della settimana. Allora, se noi la settimana la rendiamo un po' più vivibile, magari con meno traffico o con una gestione dei rifiuti virtuosa, poi venerdì e il sabato magari stiamo un po' più tranquilli.
abbiamo ancora Armando, Leonardo. Roma e i giovani, come sindaco 5 Stelle, cosa faresti per rendere i protagonisti della loro città? Sicuramente ci dovrebbero essere dei teatri in ogni municipio, anche teatri comunali, dove poter anche i ragazzi organizzarsi per fare degli spettacoli. E soprattutto cercherei di sviluppare, come succede in altre metropoli come Londra o Parigi, dei nuclei in cui ci sono musei, teatri, tutto insieme, per creare dei centri culturali. Ok, Angelo, come valorizzi il piccolo commercio, il commercio a chilometri zero? È troppo facile questa. Lo valorizzerei come di fatto faccio, ovvero con gruppi di acquisto, prodotti a chilometri zero, mettendo in rete le informazioni. Se tutti sapessero, di fatto metterebbero in pratica. Maurizio, Roma supera spesso le soglie di attenzione e di inquinamento. La prima risposta sembra essere il blocco del traffico. Quali soluzioni alternative? C'è un'altra via? Tutti in bici. Valerio, quali politiche per agevolare i nuclei familiari? Una politica di sostegno nei confronti delle donne lavoratrici e dell'infanzia. Se i bambini possono essere tenuti all'asilo più a lungo, le famiglie hanno modo di lavorare, guadagnare di più e stare meglio. Bravo! Giovanni, non è diciamo così, riferito a te, ma tipo quella sugli anziani. Sono una parte sempre più consistente, no? Sappiamo, della società, della città. Un'idea per migliorare la qualità della loro vita. Intanto gli anziani hanno già una qualità della vita eccezionale, nel senso che comunque, visto che la vita si è allungata tantissimo, sono presenti ovunque. Io davanti a scuola dei miei figli ho delle persone, degli anziani che aiutano, anzi addirittura una volta mi hanno fatto un cazziatore perché non ho attraversato sulle strisce. Quindi voglio dire, e sono integrati nella città, ovviamente cerchiamo di renderli più attivi e più partecipi, perché non sono i centri anziani quelli che fanno il futuro di queste persone, ma piuttosto l'integrazione. Faccio una domanda che viene dal pubblico e può rispondere chi vuole. Mi spinge il pulsante. Cosa intendete fare per risolvere il problema della microcriminalità che è per le strade di Roma, in particolare dei rom che vivono di espedienti, non si legge più. Il problema dei rom che vivono di espedienti non è un problema di criminalità, ma un problema sociale. Vanno integrati socialmente prima di tutto. Per la microcriminalità diffusa, l'unica soluzione una parte della soluzione è un'attività di controllo, di organizzare e integrare il corpo della polizia municipale. Dall'altra parte, l'avvio di una politica sociale che consenta a queste persone la scelta se delinquere o integrarsi. Perché anche il cittadino italiano che delinque per abitudine non è integrato. Grazie Valerio. Io direi di chiudere con questa vuoi una parola da dire? Prego. No, sui nuovi. Chi la vuole dire? Perché? Interessante, abbiamo detto. Per ciascuna delle amministrazioni, le ultime tre abbiamo avuto un piano nomadi, tutti falliti. Una curiosità, sapete Rutelli a chi ha affidato 12 miliardi di lire prima del Giubileo per gestire la questione? A Lusi. Allora dicevo, chiudiamo con una domanda che viene dal pubblico, qui potete rispondere in coro, così è una bella chiusura a 5 stelle. Per le scelte di dirigenti pubblici comunali o società partecipate del comune, verranno scelti gli assessori con il metodo del curriculum e del merito o no? Sì. Insomma, no, questo è 5 stelle. Io che sono d'accordo. Posso, a nome di tutti, volevo dedicare una poesia di Nelson Mandela a tutti quanti noi. No, è importante perché dobbiamo unirci in questo. La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre ogni limite,
è la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più. Ci domandiamo, chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? In realtà chi sei tu per non esserlo? Siamo figli di Dio. Il nostro giocare in piccolo non serve al mondo. Non c'è nulla di illuminato nello sminuire se stessi, così che gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. Siamo tutti nati per risplendere come fanno i bambini. Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi, non solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. Nelson Mandela. Allora, invece di una cosa ringraziare Massimo, Marco e Claudio che hanno realizzato il merito che si unisca ai danni che ci hanno aiutato. E vorrei dire una frase che non è mia, è dell'ambasciatore dell'Italia a Roma, che oggi ha detto: voi giovani siete il futuro dell'Italia. Io direi, voi tutti siete il futuro dell'Italia, voi potete prendere per mano il vostro paese e agire con il Movimento 5 Stelle per le riforme e il cambiamento. Grazie, viva il nostro 5 Stelle. Anche Emiliano, questa sera questa presentazione e questi candidati abbiamo dimostrato che il Movimento di Roma e che il 5 Stelle di Roma è pronto per assumere la guida della città. Grazie a tutti. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito.